Cari amici, sabato 12 marzo 2022, tappa numero 6, ovvero penultima della Tirreno Adriatico edizione 2022. Oggi 215 km con 3700 metri di dislivello, da Apecchio a Carpegna. Prima parte del tracciato abbastanza scorrevole, seconda parte impegnativa con il Carpegna, la salita di Pantani, con pendenze anche oltre il 15%. Prima parte della gara con 10 corridori in fuga, ma dopo la prima salita del Carpegna il gruppo è tornato compatto. Ma è nel corso della seconda salita che le cose cambiano. Sono in fuga infatti in 4, Pogacar, Vingegaard, Michael Landa ed Henrik Mas, seguiti da un secondo gruppetto composto da 3 atleti, Damiano Caruso, Thibaut Pinot e Jay Hindley. Ma poi parte Pogacar e lascia tutti indietro. A 10 km dal termine ha un vantaggio di 1 minuto e 29 secondi e giungerà al traguardo con il tempo di 5 ore, 28 minuti e 57 secondi, seguito ad 1 minuto e 3 secondi da Jonas Vingegaard e Michael Landa, da Richie Porte a 1 minuto e 34 secondi e da Damiano Caruso a 1 minuto e 49 secondi. La classifica generale vede in testa sempre Pogacar con 23 ore, 45 minuti e 55 secondi, seguito da Jonas Vingegaard a 1 minuto e 52 secondi, Michael Landa a 2 minuti e 33 secondi, Richie Porte a 2 minuti e 44 secondi e Jay Hindley a 3 minuti e 5 secondi. Prossima tappa ed ultima domani, domenica 13 marzo 2022. 159 km per 1140 metri di dislivello, partenza e arrivo a San Benedetto del Tronto. Bene, grazie per avermi seguito anche in questo video. Se lo sport, il ciclismo e l'avventura di viaggio appassionano anche te, ti invito ad iscriverti al canale e a spuntare la campanella. Rimarrai così sempre aggiornato sulle prossime novità. E ti invito a seguirmi anche sugli altri social. Ti lascio in sovrimpressione tutti i riferimenti. Un saluto sportivo da Luca Oral.